Ok, andiamo avanti con un'altra batteria. Per risparmiare il carburante e salvaguardare l'ambiente dall'inquinamento atmosferico, è consigliabile azionare il climatizzatore il meno possibile e soltanto quando serve effettivamente. Per forza, perché insomma, se non volete morire d'estate, se aprite i finestrini consumate di più perché entra l'aria, se usate il climatizzatore consumate di più perché funziona a corrente elettrica e quindi bruciate più carburante, scegliete voi cosa volete fare, tanto comunque sia consumate di più. Certo, se, insomma, se non serve, cercate di non azionare il climatizzatore. Vediamo i quiz falsi. Per salvaguardare l'ambiente dall'inquinamento atmosferico bisogna premere più volte il pedale dell'acceleratore quando il veicolo è freddo. Non serve assolutamente ad accelerare il riscaldamento del motore. Attenzione a non confondere, cioè il riscaldamento del motore avviene in modo naturale nei primi minuti di funzionamento del motore. Non dovete accelerare il riscaldamento del motore consumando più carburante. Poi adesso ormai nei veicoli moderni non serve nemmeno stare lì a fare scaldare un pochino il motore da fermo prima di usare il veicolo. Cioè ormai è tutto molto più modernizzato e quindi falso. A parte che, insomma, sì, non è proprio il veicolo che sia freddo, sembra che il veicolo sia freddo, è il motore che è freddo. Questa piccola. Qui parla di veicolo freddo, ma in realtà è il motore che è freddo. Cioè, è freddo nel senso che è avviato a freddo come il corpo umano che deve scaldarsi quando voi, dopo tutto il sonno notturno, cominciate a far funzionare il vostro corpo. Andiamo avanti. Per salvaguardare l'ambiente dall'inquinamento atmosferico, bisogna premere diverse volte a fondo il pedale dell'acceleratore affinché il veicolo raggiunga in fretta la temperatura di esercizio. Abbiamo appena detto la stessa cosa e abbiamo già capito che è falsa. La temperatura di esercizio la raggiunge lui da solo, nei primi minuti di funzionamento. Va bene, abbiamo anche detto che in questi primi minuti la marmitta catalitica funziona male, che si inquina moltissimo e che se si può non usare il motore per brevi percorsi, insomma, si cerca di non evitarlo e se io lo devo usare per forza. Per salvaguardare l'ambiente dall'inquinamento atmosferico e acustico, quando si cambia marcia, bisogna premere a fondo il pedale acceleratore. Boh, assolutamente falso. Cioè, quando si cambia marcia, non si preme a fondo il pedale acceleratore, si preme il pedale acceleratore in funzione del fatto che aumentando la marcia devo dare più carburante al motore perché devo aumentare la velocità, quindi ne devo bruciare di più. Quindi quello che è sbagliato è quando si cambia marcia bisogna premere a fondo, quello è sbagliato. Bisogna premere il pedale acceleratore quanto basta per aumentare la marcia e quindi la velocità. Vedete come i quiz sono molto ingannevoli, eh? C'è insomma una parte che sembra vera e un pezzettino che rende tutto falso. Andiamo avanti con un'altra batteria. Per limitare i consumi di carburante, conviene chiudere i finestrini se si viaggia a velocità medio-alte perché le turbolenze all'interno dell'abitacolo possono frenare la marcia del veicolo. Abbiamo già visto che è vero. Si deve cercare di marciare soprattutto alle velocità medio-alte. Certo, se andiamo a 10 o 20 all'ora, insomma, l'aria che entra non ha questa forza di impatto all'interno, perché altrimenti alle medio-alte velocità l'aria che entra frena il veicolo di più e quindi fa consumare di più. Per limitare i consumi di carburante non conviene fare uso del portapacchi, ma sistemare i bagagli all'interno del veicolo. L'abbiamo già visto prima. Non dobbiamo, il più possibile, mai modificare l'aerodinamicità del veicolo. Viaggiare con uno spesso strato di neve sul tetto del veicolo comporta un aumento dei consumi di carburante perché mi devo portare in giro un sacco di chili di neve in più sul tetto del veicolo, mi fa consumare di più, quindi lo devo pulire. Viaggiare a forte velocità comporta
Con il tettuccio del veicolo aperto comporta un aumento dei consumi di carburante. Abbiamo già visto, vale lo stesso discorso dei finestrini aperti. Quiz falsi. In caso di arresto prolungato in galleria, per la formazione di una fila di veicoli, è dannoso per la salute azionare il comando del ricircolo dell'aria all'interno del veicolo. È esattamente il contrario. Quindi, ve lo possono chiedere anche all'esame pratico. È invece da fare, cioè devo mettere l'interruttore o il pulsantino che mi comanda le due possibilità, o faccio entrare nell'abitacolo l'aria esterna per avere un ricambio, oppure quando sono in zone molto inquinate come in galleria, o quando sono in coda dietro un veicolo che mi spara fuori dei gas di scarico, devo azionare la posizione di ricircolo dell'aria interna. Cosa vuol dire ricircolo dell'aria interna? Che io chiudo gli accessi dell'abitacolo all'entrata dell'aria esterna, che in quel momento è troppo inquinata, e faccio girare all'interno dell'abitacolo, l'aria interna. Però non posso usare questo, diciamo, ricircolo dell'aria interna troppo a lungo, perché, beh, prima di tutto, se siamo in tanti a respirare la stessa aria, respiriamo la nostra anidride carbonica della espirazione. E anche perché poi, nel caso di giornate piovose, specialmente quando c'è naturalmente uno sbalzo termico, cioè all'interno fa più caldo del veicolo e all'esterno fa freddo, mi si appannano i finestrini, il parabrezza, eccetera. E quindi devo utilizzare l'entrata dell'aria esterna per pareggiare la temperatura all'interno e anche l'umidità all'interno rispetto all'esterno, se no mi si appannano i vetri, ok? Va bene, andiamo avanti. I veicoli che rispettano la normativa antinquinamento Euro 4 emettono una quantità di gas inquinanti maggiore di quelli omologati secondo la normativa Euro 0. Abbiamo già visto questo discorso. Euro 0 sono quelli più vecchi, quindi inquinano di più. Gli Euro 4 sono più recenti e quindi inquinano di meno. Ormai saremo già arrivati forse all'Euro 6, 7, adesso non so qual è l'ultimo euro che è entrato in commercio. Andiamo avanti, vediamo l'altro quiz falso. Trainare un rimorchio non comporta un aumento dei consumi di carburante. È falso, perché trainare un peso in più comporta sempre un aumento di consumi di carburante. Il rimorchio è un peso aggiunto che il motore deve trascinare.